Una grande festa, quasi 1000 ragazzi hanno affollato il piazzale del Molo Sant'Eligio e la cattedrale di San Cataldo per partecipare al Giubileo degli Sportivi. La manifestazione organizzata dall'Ufficio di Pastorale dello Sport e Tempo Libero della Diocesi di Taranto ha coinvolto gli atleti di tutte le società e discipline sportive. Nella prima parte del pomeriggio Monsignor Gino Romanazzi, organizzatore dell'evento, ha benedetto e lanciato in mare una corona in onore dei migranti che trovano la morte ogni giorno per raggiungere l'Europa. Ai nostri microfoni Monsignor Romanazzi spiega l'importanza del Giubileo. È veramente un grande evento, l'evento che nella storia di Taranto, sia come cittadini, sia come sportivi, ci porta ad essere protagonisti. Abbiamo bisogno di scendere tutti quanti in campo e mi sembra che il Giubileo degli Sportivi sia proprio l'occasione adatta per non tirarsi indietro, ma voler camminare insieme, correre insieme, perché correre da soli non porta da nessuna parte. Il corteo ha poi raggiunto la cattedrale. La campionessa tarantina di tennis, Roberta Vinci, ha acceso il braciere del Giubileo. Subito dopo, l'arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, ha officiato la liturgia della parola. Lo abbiamo ascoltato. Lo sport è sempre un'attività che permette lo sviluppo sia fisico ma di tanti altri fattori, per cui sin da tanto tempo, all'inizio delle Olimpiadi nel nuovo corso, c'è stato un sostegno da parte della Chiesa allo sport, pensiamo agli oratori, e ci sono tante virtù legate allo sport che aiutano lo sviluppo della persona. Penso al sacrificio, penso all'impegno, al gioco di squadra e poi ancora a lottare per arrivare ad un risultato bello. Io dirò oggi, come ha detto anche il Papa, non accontentarsi di un pareggio, ma tendere alla vittoria e sempre nella lealtà. Emozionatissima Roberta Vinci. La prima volta è un'emozione bellissima e sono contenta di essere qui, sono contenta di partecipare a questo bellissimo Giubileo degli Sportivi e sono emozionata e contentissima. Alla cerimonia erano presenti anche Francesca Semeraro, campionessa di salto con l'asta, e l'attore Francesco Monte.